tra le c'è una scusa che presenta relazione di cosiddetta psicostoria, così come quella disciplina. Invece è fatta da persone che pure nel proprio settore storia, proprio delle conclusioni che di vedere, si è limitato a mettere alcuni aspetti determinanti nello sviluppo della persona, ma non mai arrivare a dire come ha fatto per sedicente professore. No, la professoressa è la sedicente storica, psicostorica, che tutta la politica di Federico, dalle scomuniche, la data, l'ordine del comune, il rapporto di teoria, tutto quello che ha fatto, è stato di secondo, alla luce di una violenza che bandito Federico avrebbe subito. Lo storico, lo storico che cosa ha fatto? Domanda a questa persona, dammi un straccio di profumo. Ebbene, con una capacità di rovesciamento della realtà terribile, ma di fronte alla quale lo storico è disarmato, e che ha dimostrato che è stato stuprato da tutta la politica di Federico II, alla domanda, dammi una prova, risponde, la politica di Federico II. Una cosa di fronte allo storico si tace. Ecco perché io dico, avere Enzo IV con noi, averlo, posso dire, noi ormai siamo amici del centro e tra poco vedrete che faremo un'associazione del centro, perché è giusto che si apra questa possibilità di spirito ad altri livelli. Enzo IV è con noi, Mariano, uno di noi, e io di questo voglio dire, intendo ringraziarlo per l'aiuto. Adesso vediamo se c'è, come c'è, senza dubbio, il dibattito, se ci sono domande. Se invece ci ha convinti talmente tanto. No, mi auguro di no, se no. Io invece volevo fare qualche domanda, non so se c'è qualcuno al pubblico. Ecco. Ma io volevo fare, dato che non mi è rimasto quasi niente, ci sono Castel del Monte e qualcosa nella foggia sotterranea, ma io so come dato storico che nel 1943 la foggia registrò 22.000 morti. Può essere che la guerra del sto scherzando, ma il 1943 fu concentrato sotto le tante di foggia fuggivano, erano morti come tanti, perché erano tanti attorno agli auto di scappare. Ma era già una foggia ricostruita, foggia A più strati, che ormai questo si sa, scendiamo su tre strati diversi, un po' come la Troia di Vecchia, quindi è per le del prossimo palazzo. Io ho posto due immagini che mi va confronto, rappresentando il mio futuro, e che è molto interessante perché stimola anche la doppia di certe posizioni dei. Ma mi piacerebbe sapere tutto quello che risolve questo rapporto tra queste due presenze. Le due presenze sono indipendenti, coesistono ma non per conto loro. Se mi sono le finali. È un peccato, no, anche per un libro perfetto intenzionato, c'è la materia goliardica. Io vorrei soltanto cosa dico, perché intenzionato lo può trovare alla libreria goliardica che si trova qui nella traversa, quindi con il finale. In realtà l'ho anche letto, è l'uomo che si affaccia, il potere muore, e ci si pone davanti alla libertà, quindi tutti i personaggi si ritrovano in questa condizione di vero, con le proprie gambe, senza un protettore tra virgolette come loro. E quindi è una libertà che si ha. E non a caso sono i due femmini, perché aiutano questi. Io tra l'altro sono convinto che se c'è una grande rivoluzione nel Novecento, poche sono. I momenti rivoluzionari proprio non c'è alcuna emancipazione della donna che sta ancora dando i suoi frutti e riguarda tutto quanto il pianeta. Poi devo dire che da cristiano riconvertito alla sua voce non ci rispondo, ora lì che le armi si sviluppano.
le altre evoluzioni, non si sono contate, a infrangersi non si sa mai. Io invece vorrei dare il giusto rispetto che si fa creare all'interno del racconto tra proprio realtà di oggi, realtà di oggi, storia, la realtà storiografica e l'invenzione letteraria. Perché adesso è un intreccio particolare, perché c'è da una parte un dover decifrare una storiografica, una realtà presente e modificata, molto forte. Cantorowicz, due fonti, anche figure, la figura di Federico II, anche il suo periodo, anche il tempo di Federico II. La realtà, comunque, la prima cosa che ha sottolineato, voglio parlare anche del nostro tempo, ci ha tenuto proprio per poter colmare la Puglia del XIII secolo, soltanto pochi colori, colori dell'imperatore. Gli altri colori, quelli del territorio pugliese, bisogna andare a trovare nel 1800, dalle ricerche degli antropologi che hanno fatto nel 1800. E poi l'invenzione letteraria per creare la storia, per creare... Ci sono stati momenti in cui hai avuto delle crisi, hai avuto dispiegare la matassa che si andava a creare mentre dovevi intrecciare, dovevi scrivere il racconto. Quali sono stati? Ho avuto risolto questi momenti con la semplificazione, perché sono stato tentato di mettere altri personaggi, sono stato tentato di metterci San Francesco d'Assisi. Allora poi mi sono detto, cioè, questo episodio così assurdo è assolutamente improponibile sul piano storico, è inutile che io metta San Francesco d'Assisi. Sono stato tentato di mettere cose più dettagliate sui sistemi, ma che andiamo in il periodo storico di Cristone. Ah, si dice che il Medioevo, si dicono cose assurde nel Medioevo comunemente, insomma. È veramente un periodo eccezionale. Quel secolo lì, ecco, è ricco di tanti momenti e avrei voluto trattarli, entrare più da dentro. Avrei voluto, per esempio, trattare meglio, più profondamente, la vita monastica. Mi sono astenuto, mi sembrava che riuscire un po' fuori tema. Ho detto, dedicherò altre cose. Poi c'è il frattempo uscire anche di scrivere la Bodine, e quindi non c'è neanche permesso, non è possibile che sia come ha scritto lei. La vita monastica, per cui sono anche state queste coincidenze. Il periodo è bellissimo, ho tanti momenti semplificati e li vedo le persone al cuore, militizzati. Quello che è importante in quel periodo del nostro territorio, ripeto, sono i 30 anni che la Puglia ha vissuto meglio con le guerre, guerra più non c'era. Non c'era guerra in Puglia, c'era guerra tutto attorno. Per noi è stato il periodo più della storia di questo territorio. Forse una pace imposta. Chi ci va ad attaccare il palazzo dell'imperatore? Dopo lì bastava spostarti, poi facevi la guerra, no? Ma per questo come facevi a fare la guerra qui? No, era assolutamente uno stratega fasullo, ma avevano paura di abbiamo capito le poche battaglie che poi ha fatto, che ha perso. Non aveva strategie di guerra. Guerra vera, è fatta e perse. Ma non fate guerra. Perché non c'è nessuno che fosse interessato al Mezzogiorno, mentre ad esempio in Germania comunque appunto degli avversari. Qui lo storico, ragazzi, vi posso calmare.